Ah, senza un po', di meno sicuro. Ma è la prima volta che abbiamo steccato, secondo me. Tutti insieme, perché quando si vince insieme, si perde insieme. Oggi abbiamo fatto un tiro in porta a 90 minuti, non è nostra prerogativa in generale. È una partita anche poter finire 0-0, perché è stata una partita, secondo me, alla pari. Abbiamo giocato male tutti e due, secondo un punto di vista, come visione del calcio. Però abbiamo fatto poco per poter offendere. Abbiamo sgraffato niente oggi, quello che noi dobbiamo fare sempre per poter emergere in questo campionato. E dispiace perché eravamo consapevoli che la partita era difficile, consapevoli che potevamo lottarla bene con altra energia. Oggi abbiamo pagato a caro prezzo proprio l'ultima, una chance per caso, diciamo così, su un cross fatto per caso al volo. Però davanti non abbiamo mai punto, non abbiamo mai avuto una palla importante, ha avuto Janko nel primo tempo, poi per il resto la squadra ha avuto poco movimento, poca forza, e noi dobbiamo imparare invece che per reggere il confronto in questo campionato con chiunque sia in campo, dobbiamo reggere l'urto. Mi dispiace per Alfred, per una munizione era in modo di espulsione quasi singola subito, però ha fatto una buona gara, abbiamo provato altre soluzioni, che evidentemente in questo momento qui, in quel momento della partita, non è che abbiamo pagato, però non siamo più riusciti magari a rubare palla e partire, andare sopra quello che erano le nostre idee. Ovviamente è un periodo molto complicato, molto difficile, e dobbiamo cambiare marcia perché non vogliamo continuare in questo anonimato che è passivo. A me non piace essere passivo. Domenica c'è una partita di nuovo di grande importanza, sulla carta proibitiva, però sono le classiche partite che poi puoi ottenere il massimo se dai il massimo. Noi confidiamo in una ripresa continua, in un miglioramento di quello che dobbiamo fare, però con maggiore aggressività, con maggiore, praticamente bisogna sgraffare di più, insomma, questo è il concetto, altrimenti noi non andiamo da nessuna parte. Effettivamente è una squadra che ha un po' smesso di sgraffare, come stavamo dicendo, però concordavamo prima anche con Meroy, lei in conferenza giustamente ha detto guardiamo avanti, cerchiamo di trovare stimoli in una classifica che magari ti risucchia, sì, nell'anonimato. No, la classifica ci piace, ma anche Torino ha perso, il calcio è fatto per le sconfitte, bisogna vedere come viene sconfitta, non solamente, diciamo che le sconfitte di Roma e Inter sono state sconfitte, che sulla carta no. Oggi invece c'è da incazzarsi, tutto lì. Diciamo che ovviamente si prepara da sé la gara contro il Milan, adesso passano con i tifosi. Andiamo, la tifoseria sa che noi facciamo sempre il massimo, anche oggi, ma poi dove andare di più sotto il profilo dell'applicazione. Qualche giocatore forse ha speso anche troppo nel tempo, in quelle partite, non ispirando mai, non giocando, no. Però noi dobbiamo invece recuperare energie anche mentali e giocare sempre con molta più attenzione di oggi. Anche su situazione da fermo, oggi abbiamo preso un gol sul fallo laterale. Cioè, io ripenso con la difesa schierata di nuovo, e lì dobbiamo stare un pochino più attenti perché le partite, ed è la nostra prerogativa ultimamente, copriamo gol all'inizio, noi o alla fine dei tempi o alla fine delle partite, quasi sempre, quindi bisogna stare molto più attenti, secondo me, sul profilo del dire la partita è finita quando l'arbitro fischia, in quel momento lì la partita finisce.